Ciao a tutti, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi qui, io sono Celeste. Quest'oggi vi propongo una pratica breve, una piccola lezione da fare durante una giornata frenetica, se state avendo tante cose da fare e avete bisogno di un po' spazio proprio fisico e mentale per rallentare, fermarvi un momento, osservare come vi sentite, lasciare andare un po' di tensione, così da poter ritornare nel flusso della giornata con un po' più di calma e radicamento. Se queste breve pratiche vi piacciono, ma desiderate praticare con me un po' più a lungo, allora vi invito alle mie lezioni live su Zoom. Le faccio tutte le settimane, vi lascio il link in descrizione così che possiate unirvi a me. Cominceremo nella posizione a gambe incrociate, Sukhasana, chiamata anche la posizione semplice. Se trovate tuttavia difficile, nonostante il nome, se trovate difficile sedervi comodamente qui, magari sollevate un po' il bacino sedendovi su dei cubetti o su un cuscino. Lasciate cadere le mani in grembo o sulle ginocchia, dove vi viene più naturale. Allunghiamo la schiena bene verso l'alto, il mento leggermente verso verso la nostra gola. Prendiamo dei respiri calmi e tranquilli, iniziando così a rallentare, a partire dal nostro respiro. Se la mente vaga, lasciatela che vaghi. Provate ad osservare il flusso dei pensieri, concentrandovi su ciò che succede dentro di voi in questo momento. Con l'inspiro allunghiamo la colonna vertebrale ed espirando ammorbidiamo le spalle giù lungo la schiena. Ora inspirando apriamo e solleviamo le braccia su verso l'alto e espiriamo mani al nostro cuore. Un leggero inchino in avanti, un piccolo gesto di gratitudine anche solo per essere arrivati alla pratica oggi. Inspirando, solleviamo le braccia su verso il cielo ed espirando, ci pieghiamo in avanti. Portiamo le mani avanti a noi, rilassiamo giù i gomiti, il viso. Non serve andare tanto a fondo, sciogliamo solo un po' di tensione dalla lombare e dai glutei. Cercate di avere tutto il piede destro avanti e poi allungheremo le mani verso il lato sinistro. Respiriamo qua, sentendo un po' più in profondità l'allungo nel gluteo. Torniamo al centro, risaliamo su. Inspiriamo, braccia vengono verso l'alto ed espirando facciamo una torsione verso destra, mano destra dietro di noi e mano sinistra al ginocchio. Ruotiamo le spalle, guardiamo indietro. Allunghiamo il collo, possiamo muoverlo creando dei piccoli cenni, esplorando nel lato. Inspiro, ritorniamo su al centro ed espiro torsione verso sinistra. Anche qua ci dedichiamo un momento al collo, mentre ruotiamo le spalle. Inspiro, risolleviamo le braccia su. Facciamo cambio con i piedi, cambio di incrocio, ci allunghiamo in avanti. Mani vengono avanti a noi, abbassiamo giù i gomiti verso terra, ci rilassiamo un attimo. Osservate se c'è differenza rispetto al primo lato, è normale che ci sia. Di nuovo portiamo la nostra attenzione su ciò che succede. Ora allunghiamo le braccia verso destra, tenendo il piede sinistro avanti, ci inchiniamo giù, rilassando la fronte. Con calma torniamo al centro, risaliamo. Inspiro, braccia si aprono sopra di noi, espiriamo, ci allunghiamo verso destra, mano destra si appoggia al tappetino, il braccio sinistro viene sopra e oltre. Possiamo muovere qua un po' la spalla, un po' il polso, muovetevi abbastanza liberamente
esplorando quale sensazioni nel braccio. Saliamo poi su e andiamo dall'altra parte, mano sinistra si appoggia, il braccio destro viene sopra e oltre, muoviamo qui, polso il braccio. E con calma risaliamo su, veniamo alle quattro zampe, tavolino. Portiamo le mani sotto di noi, puntiamo i piedi, cerchiamo di premere giù i polpastrelli, facciamo qualche giro di mucca e gatto. Inspirando, inarchiamo la schiena, espiriamo, andiamo nel gatto, solleviamo sulla pancia. Inspiriamo nella mucca, espiro nel gatto. Un'ultima volta, prendiamo un bel inspiro, espiriamo nel gatto. Tenendo i piedi puntati, allunghiamo il coccige su verso il cielo per il cane a testa in giù. Camminiamo un po' sui piedi, spingendo un tallone alla volta verso terra. Rilassiamo il collo il più possibile. E ancora invitiamo dei movimenti abbastanza liberi, così da rilasciare la tensione dal nostro corpo. Ora inspirando, solleviamo la gamba destra su verso il cielo. Pieghiamo ginocchio sinistro fino ad avvicinare la pancia alla coscia. Restiamo qua un momento, aprendo il petto, sollevando il tallone su verso il cielo. E poi espiro, ginocchio al nostro naso, veniamo avanti. Un po' di attivazione nelle braccia. Ancora due volte, inspiriamo, ci allunghiamo indietro. Espiro, ginocchio a noi. Inspiriamo, cane a tre gambe, ed espirando abbassiamo il ginocchio destro sotto di noi a terra. Ci apriamo nella panca laterale, piede destro viene indietro, apriamo il piede, lo appoggiamo giù, parallelo al lato corto, e solleviamo il braccio verso l'alto. Respiriamo qui e proviamo ad aprire il petto verso il cielo, inarcandoci. Quindi come la cosa selvaggia, apriamo il petto, pieghiamo un po' il gomito, respiri profondi, allunghiamo poi il braccio e riportiamo la mano a terra, solleviamo la gamba sinistra su verso il cielo ed espiro a fondo. Il piede viene in cima al tappetino, rilassiamo il bacino giù. Prendiamo un bel respiro profondo qua, rilassiamo le spalle giù, facciamo una torsione, mano destra resta sotto la spalla, la mano sinistra può venire alla coscia per premere giù e ruotare le spalle verso l'esterno, così riusciamo ad andare un pochino più a fondo, altrimenti possiamo sempre tenere il braccio sinistro su verso il cielo. Lentamente riportiamo la mano al tappetino. Facciamo scivolare il piede indietro vicino al destro. Panca bassa. Andiamo ad appoggiare il mento e il petto giù. Scivoliamo a terra. Inspiro cobra. Solleviamo sul petto. Restiamo un momento qua. Trasciniamo le mani indietro. Il petto avanti. E con calma torniamo giù. Saliamo tavolino. Cane a testa in giù, respiriamo qui, andiamo dall'altro lato, solleviamo la gamba sinistra, cane a tre gambe, pieghiamo il ginocchio destro, avviciniamo la pancia alla coscia, espiro ginocchio sinistro al nostro naso, veniamo avanti, inspiro cane a tre gambe, espiro ginocchio a noi, inspiro, ci allunghiamo indietro ed espirando adesso il ginocchio si appoggia a terra sotto la nostra anca, piede sinistro viene leggermente di lato mentre il tallone destro si appoggia giù, ci assicuriamo di avere la mano sinistra sotto la spalla e solleviamo sul braccio destro. Un momento qua per esplorare, pieghiamo gomito destro aprendo il petto, inarcandoci indietro mentre premiamo il bacino in avanti. Lentamente portiamo la mano giù,
Riallineiamo il piede di sinistro dietro il ginocchio. Inspiro, solleviamo tallone destro. Espiro, affondo. Il piede viene in cima al tappeto. Rilassiamo giù il bacino. Esploriamo un po' le anche. Più se le spalle sono sollevate, più peso avremo sul bacino e più a fondo andremo nella posa. Da qui, torsione. Mano destra viene alla coscia, ruotiamo le spalle, cerchiamo di stringere la gamba contro la nostra pancia. E forse solleviamo il braccio su. Con calma poi riportiamo la mano a terra, facciamo scivolare i piedi ad unirsi, magari saliamo nella panca con le ginocchia sospese, altrimenti possiamo sempre tenerle giù. Facciamo il nostro vinyasa, scendiamo a terra, inspiro cobra, espiro scendiamo, saliamo nel tavolino bambino, separiamo bene le ginocchia, uniamo gli alluci, ci sediamo sui talloni, muoviamo un po' il bacino a destra e a sinistra, qualche respiro qua. Chiudete gli occhi, sentite la pressione della fronte a terra, lasciate andare da qua i pensieri, immaginando che il tappetino assorba il flusso della vostra mente. E voi concentratevi sul respiro, rendetelo lento. Veniamo adesso a sederci sui nostri talloni, uniamo le ginocchia, se è una posizione scomoda potete sempre usare un cubetto sotto i glutei, solleviamo il braccio destro verso l'alto, prendiamo il capo, lo facciamo scendere verso l'orecchio, destro verso la spalla, cerchiamo però invece di schiacciare la testa giù di allungarci verso l'alto e forse la mano sinistra si allunga nella direzione opposta. Facciamo a cambio, lasciamo andare, solleviamo il braccio sinistro, prendiamo il capo, solleviamo la testa verso l'alto e verso sinistra, mentre la mano destra si allunga verso terra. Con calma lasciamo andare la presa. Inspiriamo, solleviamo le braccia su verso l'alto. Espiriamo mani al nostro cuore. Di nuovo un gesto di gratitudine per questo tempo passato sul tappetino insieme. Grazie per esservi uniti a me. Fatemi sapere se desiderate altre pratiche così brevi. Noi ci rivediamo prestissimo sul tappetino. Dal mio cuore al vostro, grazie.